Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video tech perché finalmente anche io ho deciso di provare, però a modo mio, che è l'unico modo con cui comunque lo posso fare, Windows 11, che so che è uscito già da un po', so che ci sono tante versioni beta e alcune versioni che ormai in teoria dovrebbero essere stabili, ma nel nostro caso lo andremo a provare. Io l'ho installato, ci ho smanettato proprio 2 minuti in realtà, così soltanto perché non ho avuto neanche tempo. Dove sul mio MacBook Pro M1 e quindi non come assistente di bootcamp, quindi come un sistema operativo separato, una seconda partizione perché non si può fare, ma bensì come macchina virtuale, e non è stata semplice l'installazione. Diciamo che il metodo più semplice, credo l'unico che al momento funzioni, è tramite Parallels Desktop, che comunque ha una prova gratuita di 30 giorni e poi si deve acquistare. E il problema è che costa tanto, costa tipo 100-120 euro, una roba del genere, addirittura 120 euro l'anno, quindi non lo so fino a che punto, cioè se proprio magari ti serve lo fai, ma se è uno sfizio, non so fino a che punto per uno sfizio vai a pagare 120 euro l'anno praticamente. Se costasse meno, probabilmente ci sarebbero molte, molte più persone che lo acquistano, secondo me. Ma comunque, andiamo a provarlo e vediamo come gira, cosa c'è di nuovo. Ricordo che io sono un utilizzatore ancora oggi di Windows 7 e quindi non cambierò questa cosa sul mio computer da lavoro, sulla mia workstation. Però, a titolo di curiosità, voglio provare questo fantomatico e famoso Windows 11 e vediamo come gira, vediamo come va. Sicuramente girerà bene su Mac. Ok, che è una virtualizzazione, ma è molto ben integrata. Questo già ho avuto modo di vederlo. Va bene, senza ulteriori indugi, andiamo a vedere. Ebbene, siamo sul nostro Mac, andiamo semplicemente ad aprire l'icona che si è creata sul desktop, quindi Windows 11. Windows 11, avvio. Ecco, benissimo, già siamo messi male. Impossibile trovare il file di immagine. Andiamo in ok perché funzionava. Ok, funziona. Vabbè, qua mi dice attiva Windows, ovviamente l'ho installato poco tempo fa e ripeto, lo apro ora per la seconda volta. E questa è la nostra anteprima di Windows 11. Ora non so come gira perché c'è anche la registrazione schermo in alto. Allora, la prima cosa che andiamo a vedere sono le cartelle. Importante perché, per esempio, io sul mio Mac ho la cartella dell'università, quindi Uni, questa che vedete voi, ok? Che si apre praticamente. Eccola qua. È una cartella che sul mio Mac non è sulla macchina virtuale. Idem con patate, Mac file che è sempre sul mio Mac. Quindi i file praticamente sono condivisi tra il Mac per l'appunto e la macchina virtuale. Qua abbiamo le classiche icone, sicurezza, qua c'è qualcosa che non va. Vabbè, credo che bisogna, ok, accedere, controllo delle app del browser, quindi questo è poi da sistemare praticamente. Vabbè, poi lo farò, accederò con l'account Microsoft anche perché credo forse di avere una licenza. Andiamo a vedere intanto il menu Start. Il menu Start, beh, che dire, è totalmente diverso da Windows 7 ovviamente, però intuitivo, tutte le app, e qui vediamo tutte le app installate, tutti i programmi, i software. Ovviamente ci sono soltanto quelli di base, tra cui anche il terminale, ovviamente. Nella seconda sezione vediamo della roba consigliata, non capisco per quale logica in realtà, perché io non l'ho ancora utilizzato. Una cosa importante, vediamo sulle app, se la riesco a trovare nuovamente. È il aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo una cartella pure delle applicazioni condivise da Mac. Ma cosa succede se io apro, che ne so, App Cleaner per aprire i file di Windows nell'applicazione macOS? Consenti. Ok, vediamo. Ah, ok, torna là semplicemente al Mac, ovviamente. Non può aprirlo, ovviamente. Va bene, comunque è un collegamento rapido alle applicazioni. Una cosa particolarmente carina è il Microsoft Store. Da dove? Quasi bisogna attivare Windows. Comunque, vabbè, lo faremo dopo.
il Microsoft Store, da dove si possono scaricare varie applicazioni gratuite o a pagamento, quindi una sorta di App Store praticamente, e funziona parecchio bene. Vabbè, OneNote, CCleaner, ok, ovviamente antivirus gratuiti anche a pagamento, c'è un po' di tutto, quindi ovviamente come se fossimo appunto su un sistema Mac. Questa cosa adesso c'è anche su Windows e credo funzioni bene. Ho scaricato un'applicazione, insomma non ci vuole molto, basta andare sull'applicazione installa, e inoltre, ok, qua diamogli il sì, inoltre non ho ancora fatto l'accesso con alcun account Microsoft, quindi credevo non mi facesse scaricare nulla, invece no, nonostante io non abbia fatto l'accesso con l'account Microsoft, funziona ugualmente. La linea, la rete ovviamente è condivisa. Poi qui andiamo a vedere le notifiche. Ok, qua torniamo al Mac praticamente. Ok, non lo so, ci sta un po' per installare le applicazioni in realtà. Vediamo se esiste un task manager, gestione attività, eccolo. Questo è il nuovo pannello di gestione attività. Ora andremo a vedere pure la build di Windows qual è, perché non ne ho idea, ne ho scaricate tante, molte non funzionano, è un po' un casino, anche perché col chip M1 non tutto è compatibile. Per esempio vediamo che abbiamo Microsoft Teams aperto, e beh, che sta consumando un po' di memoria, di RAM, insomma, no? Non capisco perché io non l'ho aperto. Anti-malware service, e vabbè, il Microsoft Store, da cui stiamo appunto scaricando l'applicazione, quindi va bene, ci sta. Andiamo a vedere le prestazioni. 3,20 GHz, utilizzo 9, 10%, 36 processi, tempo di attività, cioè praticamente non capisco perché sto tempo di attività è così alto. Apple Silicon, andiamo a vedere la memoria. Ah, mi ha dedicato 3, eccolo qua, quindi cache, mi ha dedicato 3,3 GB di memoria praticamente, ok, più che sufficiente. SSD piccolino, GPU, eccetera. Questa è la cronologia delle applicazioni e le app di avvio. Ad esempio Teams, se io voglio staccarla all'avvio, come faccio? Disabilita. Vediamo. Ok, disabilitato, perfetto. Utenti, e ci sono solamente io. Dettagli e servizi. Va bene, quindi un task manager. Oh, nel frattempo ho installato Adobe. Ok, però da qui non lo posso aprire direttamente, devo andare a richiamarlo dalle applicazioni. Il problema è che un Adobe ce l'avevo già installato, quindi ok, questo è quello nuovo, avevo già un collegamento sul desktop. Vediamo un po'. Ok, funziona 64 bit, benvenuto, molto bene. Mamma mia, imposta Adobe come predefinito, cambia. Ah, ok. Ah, vedi, perché me ne dà due, mi dà questo che è il nuovo che ho scaricato adesso e poi la versione di Adobe per Mac, praticamente, che non c'entra nulla, però lo dà comunque. Andiamo a fare continua e andiamo a fare chiudi. Ok, andiamo a vedere un attimo il browser. Microsoft Edge, io utilizzo Safari, praticamente, ma andiamo a vedere questo Microsoft Edge. Ad esempio Google, accetta. Ok, molto easy in realtà. Non funziona male. Non posso dire che funzioni male. Ok, come velocità di internet ci siamo. Una pagina di Wikipedia. Come scorrimento ci siamo. Bene. Sembra funzionare tutto parecchio bene. Che sticone. Accedi per utilizzare widget. Quindi devo poi accedere, insomma, devo ancora sistemarlo, ma a primo acchito, intanto esco da Teams. Un'altra cosa, ma se io dovessi fare degli aggiornamenti, devo andare sul Microsoft Store o no? Cioè, ad esempio, Teams è un'app del Microsoft Store, quindi io voglio, per esempio, aggiornarla. Forse su raccolta? Ok. E qua, infatti, posso aggiornare le varie applicazioni. Anche il Microsoft Store si dovrebbe aggiornare. Ok, facciamo recupera aggiornamenti, vediamo se ce ne sono altri. Ci sta un po'? E poi andiamo su aggiorna tutto. Però me le aggiorna uno alla volta, eh? Mi sa che le aggiorna uno alla volta. Vediamo, download. Ok, vabbè, d'accordo che non ci dovrebbe stare molto. Va bene, ok, ci sta poco. Allora, lasciamolo ad aggiornare. Si chiude qui sulla barretta piccolina. Il classico
esplora praticamente con i file del mio Mac, poi alla fine della fiera, insomma. Andiamo a vedere però adesso le impostazioni schermo, la personalizzazione. Vediamo che temi abbiamo. Scegli un tema da applicare. E vediamo questo. Tema Windows scuro. Ok, cos'è successo? Niente. Ah, ok. Carino questo scuro, troppo scuro. Andiamo a vedere questo, il chiaro. Contenuti in evidenza di Windows. Informazioni sull'immagine, mi è apparsa questa. Quindi in teoria mi dovrebbe dare delle immagini suggerite, ma boh. Se no quest'altro molto easy. Devi attivare Windows, ok. Poi ci sono i vari temi. Mi piace il fatto che si possa personalizzare, dai, mappe offline. Diciamo che... Allora, diciamo che lo vedo abbastanza carino. Mi piace perché... questo menu, intanto ricorda un po' il menu di macOS, non voglio bestemmiare dicendo questa cosa, ma davvero, perché lo stile è quello del nuovo menu di macOS. Privacy e sicurezza, ad esempio. Quindi questo è poi da vedere, da studiare un po' tutto. Comunque a me sto tema non piace, voglio il tema chiaro, vediamo se riesco a rimetterlo a posto. Ecco fatto. Benissimo. Nel frattempo vediamo se ha finito di installare le app, ovviamente ancora no. Benissimo. Il medio per utilizzare... Ah, la barra di ricerca. Vediamo come funziona. Ciao, scriverò ciao. Visualizza risultati sul web. Ok, comodo, perfetto. Devo capire cosa... Ok, qua devo accedere all'account Microsoft. Controllo delle app, file browser. Le impostazioni per bloccare le app. Ok, attiva. Sicurezza di Windows. Sicurezza di Windows, attiva. Sapete cosa non trovo? Ora lo cerco qui, pannello di controllo. Non so se esiste ancora un pannello di controllo o solo impostazioni. Ok, allora esiste il pannello di controllo. Eccolo qua. Ma se io dovessi aprire impostazioni... Ok, apriamo. Benissimo. Allora, praticamente, eccolo qua, Paralyze RM Virtual Machine. Benissimo. FCA1, Windows non è attivato. Quindi, praticamente, resta come su Windows 10... quello che io ritengo un po' un problema, cioè che esistono le applicazioni doppie, quindi ho il pannello di controllo dove io posso andare a fare disinstalla un programma, dove tra l'altro non mi appaiono neanche tutti i programmi, ma me ne appaiono solo 4, e app su impostazioni con app installate, dove mi appaiono invece tutte le app appunto installate, diciamo, della nuova versione di Windows. Quindi è un po' un menu doppio praticamente, in realtà. Sì, backup e ripristino Windows 7, per esempio rete internet, opzioni internet, e questo è il menu praticamente vecchissimo di Windows XP, Windows 7, tutte le versioni precedenti, che ancora si conserva. Io sono contento perché sono abituato con questo tipo di visualizzazione. Però abbiamo una doppia visualizzazione, perché qui abbiamo rete di internet e doppio, è ripetuto praticamente sto menu. Io ricordavo di questo, che io reputo un difetto su Windows 10, perché o mi metti un'impostazione fatto bene o un pannello di controllo fatto bene. Addirittura mi ricordo che anche la calcolatrice, anzi che qua neanche c'è calcolatrice. Ok, che cosa mi apre? Cos'è questo? Una calcolatrice web? Ah. Calcolatrice cerca in Microsoft Store, quindi neanche c'è, vabbè, da scaricare. Però mi ricordo che molte app appunto erano doppie, ok? E non mi piace molto questa cosa, ma comunque ad ogni modo. Office, vabbè, gli strumenti di cattura, sveglia, orologio, il terminale. No, per il resto sembra girare abbastanza bene in realtà. Impostazioni barra delle applicazioni, vediamo. Ok, qua possiamo personalizzarlo, mettere il cerca, widget, chat... queste icone qui, menu penna, tastiera virtuale, altre icone. Ok, questa per esempio mi sembra un pochino utile da attivare, no? Che adesso non c'è, ma security notification, insomma. Poi alla fine, ok, qua possiamo personalizzare una VPN ad esempio. Alla fine non è male, dai. Impostazioni del mouse, qua mi dice la velocità, un po' più veloce, ok. Righe da scorrere alla volta, diciamo così. Impostazioni aggiuntive per il mouse, puntatori,
A me piace il puntatore più grande, quindi... Oh cazzo, sto troppo grande così, aspetta. Ok, va bene a 2. Vediamo 3. Ok, dai, che va bene anche 3. Lasciamolo a 3. Ok, velocità, cursore, perfetto. Vabbè, qua ci sono anche gli altri disegnini, lasceremo il classico. Ebbene, per il resto cosa dire? Mannaggia, ma cavolo, ma non era così grande, vedi? Perché non mi piace molto sta roba. Ora devo andare di nuovo. Se cerco mouse, ok, impostazioni del mouse, almeno questo funziona. Allora, impostazioni aggiuntive per il mouse. Ecco, vedi? E mi si apre un menu vecchio stile, cavolo. Cioè, capito? Io prima l'ho fatto dall'altro menu, ecco, e adesso invece, insomma, me lo apre sul menu, ma poi non so neanche qua come si fa sta roba. Me lo apre sul vecchio menu praticamente, quello è il problema. Puntatori. 2. Vediamo se così me lo fa più piccolino. Ah, troppo grande. Troppo grande. Ripetiamo. Puntatori del mouse. Vabbè, dai, mettiamola 1. Vediamo se così. No, ma non cambia più praticamente, non lo aggiorna. È rimasto grande. Il problema è che è rimasto grande. Ok, l'ha aggiornata adesso praticamente. Va bene. E niente, che dire. Carino. Sembra anche abbastanza veloce, da studiare bene. Tutto sommato non è male. Ebbene, abbiamo fatto una panoramica molto random, così, ok? E, che dire, conclusioni finali. Certo, devo attivare Windows, devo entrare sull'account Microsoft, anche perché così posso usare eventualmente i prodotti di Office 365, insomma, fare gli aggiornamenti e un po' da lavorarci. Ma a primo impatto, a primo acchito, è un sistema operativo che nonostante sia un po' in beta, un po' no, sembra funzionare comunque discretamente bene. Qualche glitch ogni tanto, ma oltre questo dobbiamo considerare che era una macchina virtuale, dobbiamo considerare che c'era la registrazione schermo attiva e quindi comunque un po' dovrebbe inficiare sulle prestazioni nonostante sia un M1 Pro, quindi un processore abbastanza veloce, ma ovviamente ci può anche stare, è sempre una virtualizzazione. Per il resto funziona bene, Edge non è Internet Explorer sicuramente. La cosa che però non mi piace, come non mi piaceva di Windows 10, è che come nel caso di impostazioni a pannello di controllo sono esattamente la stessa cosa. Abbiamo visto per caso ad esempio le impostazioni del mouse, sia diciamo le nuove impostazioni del mouse sul menu impostazioni, sia le vecchie impostazioni del mouse, quindi a finestra, come le conosciamo su Windows 7, Windows XP e tutte le versioni precedenti, che non sono state rimosse. Come queste, ce ne saranno sicuramente anche tante altre. Una cosa che in realtà non riesco a capire, no? È come se io aggiorno il Mac, ok, ora c'è un nuovo pannello impostazioni, però tu mi lasci anche il vecchio pannello impostazioni. Perché? Cioè, non ha senso, o uno o l'altro, quindi meglio farne uno migliore, integrarlo alla fine bene, anziché avere, per dire, un doppio menu, come in questo caso, che non ha senso di esistere in realtà. Non che il sistema, ripeto, funzioni male, per carità, però almeno finora, poi si deve vedere, insomma, con l'utilizzo costante, si dovrebbe provare non su macchina virtuale. Ma non capisco proprio la logica di questa cosa. Stessa cosa l'avevo detta su Windows 10. Adesso su Windows 11 idem con patate. Cioè io posso aprire la visualizzazione a finestra vecchio stile, che a me piace, o la nuova visualizzazione impostazioni per fare esattamente la stessa cosa. Non capisco il senso. Diciamo che magari andrà a migliorare, magari andrà meglio, non lo so. L'unica cosa di cui non mi posso lamentare comunque sono le prestazioni, perché per essere appunto virtualizzata, secondo me, e per essere ancora in beta, soprattutto su chip ARM e quindi Apple M1, quindi non versioni per Intel, che insomma sono più comuni e già sono usciti dalla beta, comunque va benissimo. Ci sarà da vedere poi sui prossimi aggiornamenti di Windows, quello è il discorso. Che dire come sistema operativo? Senza infamia e senza lode. Quindi lo trovo un Windows 10 un po' migliorato, ma che ancora, insomma, mantiene quelle che io chiamo pecche, che poi magari potrebbero non esserlo, per carità di Dio, ma per me un po' lo sono, cioè, doppio menu delle applicazioni installate. Perché?
quelle installate su Microsoft Store e le app, diciamo, classiche a finestra, perché? Cioè, devi integrare tutto meglio. Secondo me risparmi spazio, aumenti velocità e già sono due cose positive e poi non fai neanche confusione. Invece questo lo vedo un po' un accontentare chi, per esempio, come me, usa un vecchio sistema Microsoft e quindi è abituato a quello e quindi la visualizzazione a finestre come un vecchio pannello di controllo gli va meglio praticamente, quindi andrà ad aprire il pannello di controllo. Magari qualcun altro andrà ad aprire invece impostazioni, che è esattamente la stessa cosa, per fare la stessa operazione. Mi piace il pannello di ricerca simile a Spotlight su Mac, perché se io cerco mouse mi dà le impostazioni del mouse, quindi anche i sottomenu. Sarebbe da capire se cerca anche le parole chiave dentro i documenti. Mi piace l'integrazione con macOS, la mia stessa cartella del desktop Uni, dove ho i file dell'università, ad esempio compare esattamente sul desktop della macchina virtuale. E questo è interessantissimo ed è perfetto. Quindi, che dire, un buon inizio, ma c'è ancora un bel po' di lavoro da fare e poi certamente dobbiamo ricordarci che Windows 11 su hardware un pochettino più vecchi, non so fino a che punto potrebbe girare. Quindi chi necessita di voler installare Windows 11 comunque deve valutare bene un discorso di hardware prima di tutto. E poi soprattutto il software deve funzionare bene. Per me il modo per snellire Windows 11 appunto è eliminare tutti questi doppi menu e doppie cose che non hanno senso di esistere, secondo me. Poi vedremo. Mi piace il menu di sicurezza di Windows, migliorato rispetto alle versioni precedenti. Cioè su Windows XP, per esempio, io sono un veterano di XP, insomma, non esisteva un vero e proprio antivirus. C'era il pannellino che ti diceva, guai, installa l'antivirus perché non sei protetto, ma non esisteva un Windows Defender, una suite, diciamo. Poi si deve vedere se funziona bene o meno, insomma, sta suite. Però, voglio dire, intanto ti danno una suite gratuita. Non mi piace che si acquisti un sistema operativo Microsoft Windows 10, 11 con chiave di licenza, perché avevo già guardato qualcosina. Ti danno la chiave di licenza, ma non ti danno un Office, e che l'Office è in abbonamento, è una cosa che odio, perché secondo me se io acquisto un sistema operativo, dammi una suite Office anche di base, perché è il minimo che puoi darmi. Non ti dico di darmi software dell'altro mondo, ma una suite di base, come c'è tra virgolette anche sul Mac, cioè tu vai su App Store e scarichi, che ne so, Page, ad esempio, no? Ok. Però comunque, secondo me, se ci si mette a lavorare e a migliorare, può funzionare bene in futuro. Anche perché il supporto a Windows 7 è finito, io Windows 10 non l'ho usato, quindi magari tra un bel paio d'anni mi troverò a cambiare sistema operativo sulla mia workstation e potrei valutare, al momento non lo valuto affatto, però potrei valutare Windows 11, no? Ok, ad esempio, quello che ci sarà. Speriamo in queste migliorie. Detto ciò, vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mio commento a caldo, ok? E ci vediamo sull'altro mio canale o su questo canale, dipende dove volete voi, per i nostri prossimi video. Ciao!